un'altra cosa rispetto alle banche, è normata diversamente, abbiamo delle leggi diverse che ci controllano, ne abbiamo tante ma sono diverse, e no, la MAC non può emettere assegni, non può dare il bancomat, non dà neanche il conto. Adesso entro un pochino più nello specifico, la MAC è una cooperativa. Per versare il risparmio in una cooperativa, il singolo, per la legge che abbiamo adesso, consente di versarlo solo come capitale sociale. Il capitale sociale sono i mattoncini con cui la cooperativa sta in piedi, e se volete si può un po' equiparare, non so, alle azioni per un'azienda, molto alla lontana, ma sono quello, cioè tu dai dei soldi e quei soldi diventano un pezzettino della cooperativa. Questo capitale rimane tuo, nel senso che nel momento in cui lo vuoi prelevare, dici io lo voglio prelevare, lo devi prelevare tutto, perché la legge ci impone così, però rimane tuo. Bisogna sapere che il capitale è un capitale di rischio, per cui la MAC non ha mai chiuso in perdita in 27 anni, però nessuno di noi può giurare che non succeda qualcosa, cioè se l'anno prossimo viene giù il mondo è probabile che venga giù anche la MAC, perché siamo nel mondo, però funziona così. Cioè, ovviamente dall'altra parte tu metti del capitale di rischio, ma sei caldamente invitato a partecipare alle assemblee, si può partecipare anche addirittura ai CDA della MAG, la MAG fa un CDA mensile e i soci che vogliono ce lo dicono e noi li accogliamo. Potete benissimo diventare soci con 50 euro, così si capisce meglio come funziona e poi uno decide. Il finanziamento non può essere superiore ai 150.000 euro, che sono tanti, ma ci considerano comunque microcredito, e deve essere restituito al massimo in 5 anni, con un piano di rientro che viene scelto dal finanziato, che è diverso, quindi noi facciamo il piano di rientro, se tu vuoi le rate trimestrali, mensili, mensili ma fuori attività ad agosto non funziona e non vuoi la rata ad agosto, insomma noi facciamo abbastanza, e viene restituito così. La maggior parte del capitale sociale ovviamente è impiegato in finanziamenti. Noi adesso, la MAG sia il capitale sociale sia il prestito sociale, che è una cosa diversa che le cooperative possono fare per autofinanziarsi, ma questa cosa diversa non la si può fare con i singoli ma solo con le persone giuridiche. Per cui ad esempio, non so, una cooperativa può aprire un libretto in MAG che funziona tipo libretto postale ed è, diciamo, ha una natura diversa dal capitale. Alla fine però sia il prestito che il capitale vengono impiegati per i finanziamenti. Fai conto che noi al momento abbiamo 1.900.000 euro totale, cioè no, 2 milioni e passa totali, 2 milioni e 4, e abbiamo fuori 1 milione e 9. La differenza, che un po' dobbiamo conservare anche per eventuali prelievi e cose così, viene tenuta in due posti diversi. In un conto corrente di una banca, una BCC di credito cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, che abbiamo valutato essere il male minore, per fare i meccanismi, cioè ovviamente io a te il bonifico lo devo fare con un bonifico quando ti do il finanziamento. La parte più consistente è la MAG, un libretto in CDM altro mercato, un libretto di prestito sociale, e la teniamo lì. Quando ci serve in banca, preleviamo dal libretto, mettiamo in banca e diamo al socio. Più o meno come Jeff. Allora, la grande, l'abbiamo conosciuta, la Electriac Bank, e ci siamo parlati. Allora, loro lavorano senza interessi. Sì. E non sono espertissima, ma lavorano senza interessi. E ti chiedono, oltre che un bilanciamento tra quanto tu chiedi e quanto tu metti di risparmio, se non ricordo male, ti chiedono anche delle spese, cioè tu hai delle spese per chiedere un finanziamento lì. Se, la MAG non funziona così, perché non chiede spese, ma chiede un tasso di interesse, che detto così sembra che sia molto diverso.
In realtà, se consideri che la MAG col suo tasso di interesse si paga le spese, cioè il riscaldamento, lo stipendio dei dipendenti, eccetera, e nient'altro, e la remunerazione dei soci quando c'è, più o meno è simile, perché noi lo chiamiamo interesse, loro lo chiamano spese, però siamo diversi. Ma è italiana? Nasce in Svezia? In Svezia, c'è il Jack Italia. Stanno cercando di farla nascere anche qui, a fatica, con grandi sforzi, esatto. Allora, il metodo dovrebbe, è obbligatorio o condizionale, essere la remunerazione del tasso di inflazione. Ora, al momento la remunerazione del capitale sociale della MAG è zero, peraltro anche inflazione, per cui siamo in linea. Però in realtà abbiamo, allora, è tutto in capo, le decisioni sono tutte in capo ai soci. Per cui noi 2 anni fa ci siamo trovati nella situazione in cui dovevamo alzare i tassi ai finanziati per poter dare l'1% che davamo al capitale sociale. I soci, quelli finanziatori, quelli che hanno il capitale sociale, sono venuti in assemblea e ci hanno detto: ma no, è già difficile così, noi rinunciamo, non ci interessa per adesso, e voi non alzate i tassi. Per cui noi abbiamo seguito la volontà dei soci e abbiamo fatto così. Ovviamente poi adesso volevamo ricominciare a remunerarlo, ma anche noi la sentiamo, la situazione in cui viviamo tutti, per cui al momento, per dire, non abbiamo mai chiuso in perdita, ma non abbiamo mai avuto così tanto utile che ci consentisse di remunerare il capitale. È il nostro obiettivo ritornare a riconoscere qualcosina, ma per il momento no, è zero. Mi sono dimenticata di guardare nello specifico, non so di progetti del biellese, ma ti posso dire che fino a direi 5-6 anni fa, Raggio Verde, la cooperativa Raggio Verde era una di quelle cooperative che aveva il libretto in MAG 4 e a sua volta faceva prestito sociale con i suoi soci. Quindi tu singolo potevi aprire un libretto di prestito sociale in Raggio Verde e Raggio Verde a sua volta ne aveva uno in MAG 4, per cui tu, diciamo, con un passaggio in più contribuivi lo stesso al circuito della finanza etica. No, su Biella non ci so dire, né più né meno. È un libretto di risparmio, non lo chiamo risparmio perché non si potrebbe dire, quindi sono abituata a non dirlo, però sì, è come un libretto di risparmio, solo che per legge tu singola non puoi aprirlo in MAG, non si può fare, lo possono fare solo le persone giuridiche, ma le cooperative, diciamo invece quelle normali, non quelle finanziarie, possono farlo con i singoli. E quindi, per ovviare un po' a questo impasto, perché i singoli non potevano farlo direttamente in MAG, abbiamo fatto questa storia di un passaggio in più. Perché ci sono stati tanti cambi normativi per le MAG e all'inizio, quando la MAG è nata, si poteva fare. E poi tra il 94 e il 96 no, non si è più potuto fare. No, non abbiamo valutato alternative all'euro per il momento. Quello che ci siamo sempre detti è che noi siamo ancorati molto di più di quasi tutte le banche che conoscete all'economia reale. Non abbiamo investimenti in borsa, non abbiamo niente in realtà che sia collegato a quello e quindi subiremo di riflesso l'eventuale, non so io, crollo dell'euro o qualcosa del genere. Quello però è una cosa talmente grande, neanche le banche, e le banche hanno un fondo interbancario, ma io non me ne intendo, ma dubito che coprano tutto, per cui no, ammetto che non ci siamo interessati, cioè cerchiamo di far star su le cose per bene finché va così, se poi dovesse crollare un giorno, non so, ce ne inventeremo dopo la moneta e cominceremo così. C'ero, ma non mi occupavo ancora di finanza etica e a
Allora, è andata sostanzialmente che si sentiva la necessità di una cosa più grande e soprattutto più fruibile, perché le mag sono il meglio, se sono di parte, se uno proprio ci crede, ci tiene, eccetera. Però sono obiettivamente complicate, banalmente tutti noi abbiamo un conto corrente e banalmente anche mettendo, diciamo, i risparmi in mag ci servirebbe comunque un conto corrente per come viviamo. Per cui un po' sull'onda di questo, anche di rendere la finanza etica più accessibile, si sono messe non solo le mag, ma anche si sono messe insieme e con un lungo percorso, perché aprire una banca non è facile, ci vogliono un sacco di soldi di capitale sociale per aprire, sono riusciti ad aprirla. A quel punto lì sono diventate ovviamente due cose parallele. Una è una banca, è un pochino più, ovviamente c'è a livello nazionale, le mag no, banalmente sotto Reggio Emilia, no, c'è ancora Firenze e poi basta, di sotto non c'è più niente, non riescono a nascere delle banche nel sud Italia. Invece banca etica comunque, con tutti i suoi limiti, è molto più diffusa. Ovviamente il rovescio della medaglia è che è diventata un po' meno radicata sul territorio. Sarebbe bellissimo, secondo me. Il problema, c'è un problema pratico, che è per aprire una finanziaria servono 60.000 euro di capitale. E questa cosa ha limitato molto la nascita. Da quando hanno messo questa legge, che era a metà degli anni 90, è nata una MAG l'anno scorso a Firenze. Non sono più nate, cioè sono nati dei percorsi che volevano portare ad aprire delle MAG a Roma, a Cesena. Ce n'è ancora una in Basilicata che speriamo che ce la possa fare, perché lei ha una bella rete intorno, però questo ostacolo del capitale sociale è un ostacolo molto forte, per cui è auspicabile secondo me, però la realtà ci dice che è molto difficile. Quindi o cambieranno questo limite portandolo un po' più basso, altrimenti no. Le MAG attuali stanno lavorando affinché questo limite del capitale sociale solo per le MAG venga abbassato, perché il problema è che fino alla legislatura, alla legge precedente, noi le MAG erano equiparate a tutte le finanziarie qualsiasi che potevate vedere in giro. Adesso hanno riconosciuto la finanza mutualistica e solidale, c'è proprio un articolo nel tub, ma non ci hanno ancora dato, diciamo, le misure attuative in cui noi chiedevamo di abbassarlo, ma non sappiamo se lo abbasseranno oppure no. Sarebbe bello.